amici, benvenuti a questa nuova puntata di Incontri. Oggi parliamo di un argomento che sicuramente è sempre in voga, soprattutto adesso che ci stiamo accingendo ad arrivare sulle spiagge, quindi con l'arrivo dell'estate. Parliamo di dieta e parliamo del libro La dieta perfetta. Lo facciamo assieme ai nostri ospiti, benvenuti, ai nostri ospiti, quindi Salvatore Baiamonte, che assieme allo chef Joseph Puma hanno scritto il libro La dieta perfetta. Eccolo qua. Parleremo di questo libro, parleremo insomma anche di quello che c'è stato dietro per scriverlo, per realizzarlo, parleremo del contenuto di questo libro, faremo vedere anche delle slide, poi più avanti, da qualche minuto, nel quale lei, dottore, spiegherà alla gente un po' i suoi segreti contenuti in questo libro. Innanzitutto, come è nata l'idea di scrivere questo libro? Anni fa, quando io ho finito il corso di formazione in dietologia a Roma, ho fatto il master a Roma, un amico di Aragona, Salvatore Graceffa, mi ha regalato un libro, esattamente il libro di Montignac, che in Italia è pubblicato dalla Hobby and Work, e mi ha chiesto di fare una dieta in base alla teoria e ai principi di Montignac. Ebbene, dopo 4 anni io non solo ho fatto la dieta, ma anche pubblicato poi per la stessa casa editrice. Perché ho visto Montignac? Spieghiamolo per Montignac, il dottor Montignac è un autorevole dietologo francese che utilizza un particolare metodo dietetico che fa uso del concetto degli indici glicemici. Ora, siccome ho visto che ha venduto nel mondo parecchi libri col suo metodo basato sugli indici glicemici. E il libro che adesso hai in mano? No, questo è quello mio, la traduzione francese del mio libro, quindi gli faccio concorrenza in Francia, questo è il discorso. Questa è l'edizione italiana. E come ho visto che ha venduto molti libri con la teoria degli indici glicemici, io spero col mio libro di vendere molti libri con la teoria classica. Infatti lui parla di indice glicemico come quel particolare fattore che è responsabile dell'ingrassamento. Infatti lui parla di particolari alimenti che, se hanno un indice glicemico molto alto, provocano un'elevata quantità di insulina, concentrazione di insulina nel sangue, che è responsabile dell'ingrassamento. Invece io non parlo questo, cioè io nego addirittura l'esistenza dell'energia, cioè l'esistenza delle chilocalorie. Invece io dico no, che le chilocalorie esistono, l'energia esiste, non si può negare, e che tutto è in funzione del primo principio della termodinamica, che è il principio della conservazione dell'energia, e del secondo principio della termodinamica. Praticamente gli indici glicemici sono assorbiti nei principi della termodinamica. Abbiamo parlato quindi di... Sì, lui parla di network immunitario, cioè in questo caso, di network ormonale, esattamente dell'insulina. Altri parlano anche di un particolare network che è il rapporto tra insulina e glucagone, ma io ho sempre detto che all'equilibrio qualsiasi tipo di network ormonale, una volta in equilibrio in un organismo, in un corpo umano che sta bene di salute, una volta raggiunto l'equilibrio, quel particolare tipo di network che è costituito da 2, 3, 4, anche 10 ormoni, come afferma il dottor Azizi, quel particolare tipo di network, una volta equilibrati, devono sempre rispettare il primo e il secondo principio della termodinamica. Benissimo. Ora cerchiamo anche di far capire meglio alla gente che ci segue da casa, che magari avrà avuto qualche difficoltà a seguirla. Qui io leggo: la dieta perfetta, come raggiungere il proprio peso forma, ed è una cosa che assolutamente interessa, in modo semplice, gratificante e divertente, attraverso un'alimentazione fisiologicamente equilibrata e personalizzata. Lo chiedo a questo punto allo chef: ma si può dimagrire divertendosi a mangiare? Assolutamente sì. A me sinceramente è toccato il compito molto più semplice, che è quello di aver dato corpo a ciò che sono i principi fondamentali del metodo Baiamonte. In questo tenevo a precisare che non è un ricettario, ma è un semplice e onesto manuale che ci permette esattamente di poter dimagrire. Io ho riordinato esattamente secondo il metodo Baiamonte, utilizzando gli ingredienti sovrani, i condimenti sovrani che si possono seguire nella dieta, li ho racchiusi tutti in semplici ricette elaborate 19, che vanno dal pesce alla carne, la pasta,
enfatizzando un po' i prodotti stagionali e dando lustro esattamente ai metodi di cottura e, perché no, divertirsi personalizzando anche secondo propria voglia. Quindi basta con la semplice zucchina fatta, esatto, in acqua, si può anche dimagrire mangiando e divertendo. Sicuramente, sicuramente. Benissimo, quindi visto che qui ci sono già i trucchi, mi pare di aver capito, per dimagrire, ci sono i segreti della dieta, ci sono anche delle ricette fatte apposta, forse evitare anche di andare dal dietologo? No, che parecchie persone hanno bisogno dell'appoggio di un dietologo per seguire un regime dietetico, ma anche tante altre persone non ne hanno bisogno. Questo libro lo posso utilizzare sia chi ha bisogno di un dietologo, chi si rivolge a un dietologo, come un aiuto per capire i principi di base della dietetica, sia soprattutto di chi non ha bisogno di un dietologo e vuol seguire il proprio particolare regime dietetico. In questo caso basta solamente l'appoggio del proprio medico curante, che io, come ho affermato nel libro, come ho detto nel libro, ma lo dico qui pubblicamente in trasmissione, è sempre giusto rivolgersi a un proprio professionista e non seguire mai un regime dietetico da solo. Quindi chi utilizza il libro, per favore, faccia sempre riferimento anche al proprio medico curante. Questa è la seconda edizione, la prima si è esaurita in pochissimi mesi addirittura. Sì, si è esaurita subito, istantaneamente. Edito dalla Hobby and Work, una casa editrice davvero di tutto rispetto, che pubblica anche altri libri, come ad esempio quello di Carlo Lucarelli o il famoso Montaignac, di cui parlavamo poco fa. Io qui ho un libro di Paul Davis, invece, che dice come costruire una macchina ed esplorare il tempo. Ovviamente è un libro scritto in francese. Ho questo libro semplicemente perché questo è uno dei libri, uno degli autori che lei da sempre ha amato. Sì, sono cresciuto con i libri. Quando andavo al liceo leggevo assiduamente tutti i libri di Paul Davis. E che relazione abbiamo con la dieta perfetta, quindi? Perché? Che è successo? È successo che questo è il libro, questa è l'edizione italiana, questa è l'edizione italiana del libro La Dieta Perfetta e questa è l'edizione francese del libro La Dieta Perfetta. In Francia lo ha tradotto il professore Robert Lufti, che è uno dei più bravi, uno dei più eminenti scienziati francesi. Ebbene, Paul Davis pubblica in Francia, pubblica pure per la mia stessa casa editrice. In Canada, ho visto che in Canada la quotazione dei libri va di pari passo, cioè i libri di Paul Davis e la vita che scrive, insomma, la vita Paul che Davis scrive, è un famoso autore, è un autorevole autore che da una vita che scrive e ha libri di successo. Ebbene, questo libro, il mio libro e il suo libro vanno di pari passo. Non lei è un po' modesto, diciamo pure che il suo libro l'ha anche superato per diversi mesi. Ci sono stati giorni che il libro è arrivato anche al primo posto, il mio libro, rispetto al libro di Paul Davis. Però parliamo sempre come libri, tutti i libri di EDP Science, non come Canada. Sì. Allora, noi poco fa parlavamo di vedere queste slide, prima di vederle, di chiederle di accomodarsi nell'altra postazione, solamente un consiglio per chi vuole creare una ricetta ancora diversa rispetto a quelle che ci sono nel quinto capitolo, perché abbiamo cinque capitoli in questo libro. Allora, in queste 19 ricette realmente io ho messo a frutto i prodotti che rappresenta la Sicilia. La Sicilia, possiamo vantare realmente di una grande tradizione culinaria, quindi gli alimenti che noi abbiamo, che ci dà la nostra terra, sono così proprio alla portata che ognuno può divertirsi seriamente e realmente come meglio gli pare. Un consiglio che do un po' a tutti coloro che ci leggeranno, ci danno l'onore di leggerci, è quello di utilizzare delle cotture soft, perché spesso nelle cotture realmente si utilizzano alimenti che possono essere magari dietetici e nelle cotture diventano appunto bombe caloriche. Quindi al metodo di cottura. Quindi no alle fritture, no ad aggiunta di grassi, tanto più se sono grassi industriali come le margherine e così via, e sì a tutte le cotture soft come la cottura al vapore, i lessi e tutto il resto. Bene, noi ci rivediamo subito dopo, intanto prego, si può accomodare nella postazione, così iniziamo con la visione di questa slide.
In questa immagine viene rappresentata la copertina della seconda edizione del libro La dieta perfetta. In quest'altra immagine viene rappresentata la copertina dell'edizione francese della traduzione del libro La dieta perfetta. Il libro è venduto tramite portale Amazon in tutto il mondo. Per presentare il mio libro ho intenzione di incominciare mostrando ai telespettatori questa figura. In questa figura viene mostrata una tipica locomotiva che è stato un mezzo di locomozione dei primi anni del secolo scorso. Questa locomotiva, per poter funzionare, per potersi muovere, ricavava energia dalla combustione del carbone, esattamente la reazione dalla combustione che avveniva tra l'ossigeno e il carbone. Questa combustione produceva energia necessaria affinché la locomotiva potesse muoversi e nello stesso tempo produceva come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. L'anidride carbonica ha formula CO2, l'acqua ha formula H2O, mentre l'ossigeno ha la formula O2. In questa figura viene mostrata la macchina del professore Puma. Il professore Puma è lo chef che ha fatto le ricette del libro. Anche la macchina del professore Puma, per potersi muovere, necessita di energia. Questa energia la ricava dalla combustione tra gli idrocarburi presenti nel diesel e l'ossigeno. Quindi la Fiat Stilo del professore Puma, per potersi muovere, ottiene energia dalla combustione che avviene tra il diesel e l'ossigeno. Da questa combustione si ricava energia e, se come prodotto di scarto, sempre anidride carbonica e acqua. Anche la mia macchina, cioè la Fiat Panda del dottor Baiamonte, per potersi muovere necessita di energia. Questa energia la ricava dall'ossidazione che avviene tra il metano e l'ossigeno. Da questa combustione si ottiene energia necessaria per il movimento e nello stesso tempo si ottiene come prodotto di scarto sempre anidride carbonica e acqua. Allo stesso modo, il signor Dieta, in questa figura viene mostrato il signor Dieta, il signor Dieta è uno dei protagonisti del mio libro. Anche il signor Dieta, per potersi muovere, utilizza la combustione, esattamente la combustione che avviene tra i nutrienti che sono presenti negli alimenti e l'ossigeno. Quindi da questa combustione il signor Dieta ottiene energia necessaria per poter fare il suo allenamento mattutino, per potersi muovere, e nello stesso tempo produce come prodotti di scarto anidride carbonica e acqua. Come potete vedere, dalla bocca del signor Dieta fuoriescono anidride carbonica e acqua. Pensate al vapore acqueo che esce dalla vostra bocca durante una gelida giornata d'inverno. Naturalmente l'energia che il signor Dieta ottiene dall'ossidazione degli alimenti non serve solo per il suo movimento, ma serve anche per potersi mantenere in vita. In questa figura viene mostrata due tipiche strutture molecolari dei nutrienti che si trovano negli alimenti, esattamente la struttura molecolare del lipide, segnato ora, e la struttura molecolare di un polisaccaride. Queste sono delle tipiche strutture molecolari che si trovano nei nutrienti degli alimenti. Nel primo caso si tratta di un grasso, nel secondo caso di un carboidrato, esattamente il glicogeno. Anche in questa figura vengono mostrate le strutture molecolari. Queste strutture molecolari sono, in alto, la struttura molecolare della lignina, che è il componente fondamentale del carbonio, mentre in basso, a sinistra, la struttura molecolare di un tipico idrocarburo che si trova nel diesel, mentre a destra viene mostrata la struttura molecolare tridimensionale del metano, della molecola di metano. Ora, se io sovrappongo le due figure, noterete che la struttura molecolare dei nutrienti che si trovano negli alimenti, cioè esattamente la struttura molecolare del lipide, la struttura molecolare del carboidrato, la struttura molecolare della lignina, la struttura molecolare del metano
e degli idrocarburi hanno come base il carbonio. Quindi il signor Dieta, la macchina del professore Puma, la macchina del dottor Baiamonte e la locomotiva, per funzionare devono rispettare gli stessi principi della fisica, che sono i due principi fondamentali, cioè il primo principio della termodinamica e il secondo principio della termodinamica, esattamente il principio della conservazione dell'energia e il principio della conservazione e il principio dell'entropia. Il principio della conservazione dell'energia è il primo principio, il principio dell'entropia è il secondo principio, che sarebbe l'aumento del disordine verso l'esterno. Questa figura viene mostrata a un grattacielo alto 500 metri. Questa foto l'ho scattata io quando sono stato a New York a cercare gli editori americani. Questa figura viene mostrata anche il signor Francesco, che è il protagonista principale del mio libro. Nel capitolo più importante del libro La dieta perfetta, che si parla della relazione tra energia e alimenti, faccio fare al signor Francesco la fatica di salire un grattacielo alto 500 metri, naturalmente a piedi, utilizzando le scale. Ebbene, supponendo che il signor Francesco ha un peso espresso in chilogrammi che è di 90 kg, ho calcolato che il signor Francesco, per salire un grattacielo alto 500 metri, fa una fatica meccanica, esattamente un lavoro meccanico, di 441.000 joule, che corrisponde a 105 kcal, esattamente meno di 30 grammi di grissino. Questo capitolo, questo esempio, questo mi è servito per prendere il lettore per mano e piano piano portarlo a fare un percorso dietetico, in modo che a lui gli vengano spiegati in maniera semplice ma scientificamente rigorosa tutti i segreti e i meccanismi della dietetica. Perché credere ai calcoli che io ho fatto nel mio libro? È semplice, perché questo metodo è servito agli scienziati della NASA. Gli stessi calcoli che ho utilizzato nel libro La dieta perfetta sono gli stessi calcoli che hanno utilizzato gli scienziati della NASA per far sì che l'uomo potesse arrivare sulla Luna e poi ritornare sano e salvo. Ma sono anche gli stessi calcoli che gli scienziati della NASA utilizzano oggi per il viaggio spaziale attuale. Quindi, che cosa voglio comunicare col mio libro? Semplicemente una cosa, che il segreto della dietetica è solamente uno, cioè non c'è nessun segreto. È importante sapere infatti che in ogni teoria dietetica, dieta Atkins, dieta Zona, low carb, Malibu, Okinawa, eccetera, la relazione tra energia e la quantità di alimenti è sempre la stessa. O si parla di una dieta ipocalorica, o di una dieta normocalorica, o di una dieta ipercalorica. La dieta ipocalorica va da 1200 a 1500 kcal, la dieta normocalorica da 1600 a 2000 kcal, la dieta ipercalorica da 2100 a 2500, addirittura qualche volta fino a 3000 kcal. Comunque, sempre e solo un'assunzione di una quantità di alimenti moderata con pochi grassi e un'adeguata attività fisica. Il metodo dietetico del dottor Baiamonte ha la caratteristica di indicare al lettore la giusta rotta da seguire per raggiungere o avvicinarsi al proprio peso forma. Ma questa rotta viene eseguita da soli? No, non la seguite da soli. La seguite in compagnia con un vostro grande alleato, che è il metabolismo di base, che può essere considerato il vostro angelo custode, vi accompagna mano a mano, passo passo, nel vostro percorso dietetico. Il metabolismo di base, o metabolismo basale che dir si voglia, è quell'attività metabolica dell'organismo umano che è in funzione anche quando l'uomo si trova in completo riposo, oppure svolge una comune attività quotidiana. Lo dovete considerare il vostro miglior alleato. Infatti, esso ha un consumo energetico corrispondente al 70-80% rispetto a tutte le kilocalorie che in media un uomo e una donna consumano ogni giorno. Queste calorie corrispondono a circa 2500-3000 kilocalorie al giorno per l'uomo e 2000-2500 kilocalorie al giorno per la donna. Nel mio libro vengono proposte quattro diete di base personalizzabile.
Queste diete possono essere personalizzate sia dal punto qualitativo sia dal punto di vista quantitativo. Le diete possono essere, specialmente con la seconda edizione, possono essere personalizzate dal punto di vista quantitativo grazie ad un altro importante concetto, che è il concetto del fattore di incremento energetico. Voglio anche far capire che il metabolismo di base è quel particolare meccanismo che vi permette di riposare mentre voi, che vi permette di dimagrire mentre voi siete in completo riposo. E soprattutto vi permette di dimagrire mentre voi state facendo una semplice passeggiata a mare, oppure una semplice passeggiata in campagna o in città. E non occorre fare una grande fatica come la stanno facendo questi ragazzi rappresentati in questa slide. Perché credere al mio metodo? Perché gli stessi calcoli che io ho utilizzato nel libro La Dieta Perfetta, cioè l'evoluzione dei calcoli che io ho utilizzato La Dieta Perfetta, li ho utilizzati a patologia quando sto facendo la tesi specializzazione, per mettere a punto un protocollo che riguarda le stazioni del DNA con la tecnica del fenolocloroformio, che oggi ho utilizzato in tutti i migliori laboratori di ricerca scientifica al mondo. Questa slide viene mostrata la pagina più importante della mia tesi laurea. Vengono anche mostrati i calcoli di fisica quantistica che ho utilizzato. Questi calcoli sono l'evoluzione dei calcoli che io ho utilizzato nel libro La Dieta Perfetta. Quindi i calcoli del libro La Dieta Perfetta trattano una fisica che è applicata alla termodinamica classica, mentre questi calcoli che io ho utilizzato a patologia quando ero specializzato in patologia clinica trattano dei calcoli che si utilizzano nella termodinamica quantistica. Questi calcoli, come ho detto poco fa, mi sono serviti per mettere a punto un protocollo di estrazione del DNA che oggi ho utilizzato nei migliori laboratori di ricerca scientifica. Per concludere, sento il dovere di dire che questo semplice manuale di nutrizione umana è, in fin dei conti, un libro onesto, semplice e alla portata di tutti. Se viene letto con un poco di fiducia e attenzione, potrà essere molto utile a voi e ai vostri cari. Grazie per la vostra attenzione. Bene, grazie. Davvero una presentazione che ci ha aperto anche tantissimi scenari. Io ringrazio voi per essere stati presenti nei nostri studi. Grazie a te, Benedetto. Anche questa puntata è inserita ovviamente sul nostro portale siciliatv.org, sarà presente già nei prossimi giorni, e quindi non mi resta altro che dirvi di provare ad acquistare il libro La Dieta Perfetta del dottor Baiamonte e di scoprire quali sono i veri segreti per una dieta perfetta. Grazie a voi, arrivederci. Buonasera.